C'è uno Smiling Critters segreto? Ragazzi, è uscito il mio nuovo libro Mondo Strano, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia, ma soprattutto su Amazon. Vi lascio il link sotto in descrizione, cosa aspettate a prenderlo? E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi andremo a vedere la triste origine di questo Smiling Critters, che non c'è da nessuna parte. Cioè, questi sono gli Smiling Critters ufficiali: Catnap, Hopscotch, Nick Chicken, insomma. Ma sapevate che c'è uno Smiling Critters che ancora non è stato rivelato? Bene, oggi abbiamo la sua storia in anteprima. Ma ragazzi, qual è il vostro Smiling Critters preferito? Scrivetelo tutti sotto nei commenti. Mi raccomando, cliccate il tasto iscriviti, attivate la campanella per non perdervi nessun video. Iniziamo! Bentornati sul tuo tubo, è proprio la traduzione di YouTube. Non sto scherzando, si chiama così e questa è la mia home. Come vedete, io vedo un sacco di cose belle, tipo cappello di paglia, canta jingle balls, no bears, scusate, no balls. Iniziamo da questo e poi andiamo a vedere la triste origine di questo misterioso Smiling Critters. Pronti via! Che cos'è, un pacco con le mani? No, mi dissocio completamente, che cos'è? Nami, non mi far... Oh, un albero di Natale, che bello! Ovviamente Chopper è il protagonista di tutto, lui è una renna! Wow, quella renna parla! Ciao, re... Ciao Chopper, come sei bello Chopper! Wow, quella renna parla! Ah, è finito. Pensavo peggio. Ma non sono gli unici video che vedo sempre la mia home, perché ovviamente... Sdentato dancing meme. Niente ragazzi, ormai questa canzone mi è entrata in testa. Ne ho fatto pure una mia versione. Aiutatemi. Ma questa tipo è quella dove ci sono tutti i tipi di sdentato. Sdentato small. Attenzione, perché abbiamo anche sdentato lungo. Perché hanno fatto pure sdentato lungo? Fammi vedere le altre versioni. Sdentato party. Ma è troppo bello. Allora, posso dire che questo è uno dei migliori meme di quest'anno. Basta! Ovviamente dopo... Lo spinguino della mamma Mascar. Kawasaki! Kago! Ragazzi, ma quanti meme stanno uscendo quest'anno? Abbiamo appena iniziato, devo fare una prova a non ridere dove faccio solo questi meme. Vediamo l'ultimo e poi andiamo a vedere questo Smiling Critters che non è mai stato trovato. Beh, lo Spinguinos della Mavavas Christmas. Oppure 10 ore di sdentato che balla. Ma che si guarda 10 ore di sdentato che balla? 2 milioni di persone. Ammazza, Ma adesso, eccolo là, l'ultimo. Cipi cipi ciapa ciapa original, vai. Ciapa ciapa giubi rubi rabaraba. Cioè, questa canzone è stata cantata da una bambina, veramente. Ma è troppo strano, la bambina che canta e poi ci sono i ballerini dietro. E nel 2024, cos'è che è successo a Cipi Cipi? È diventato un anime gatto. Un gatto. Diciamo che io dopo questi meme posso morire felice. Passiamo invece a quello che dobbiamo vedere. Lo Smiling Critters segreto. Eccolo qua, il Rejected Critter. E attenzione, potrebbe essere vero, perché è stato confermato dal creatore di Poppy Playtime che ci sono degli Smiling Critters che ancora non sono stati rivelati. Questo potrebbe essere uno di loro? Vediamo. Pronti via. Gli Smiling Critters è uno dei più grandi successi della Contam.
E nel tempo libero, giustamente, erano preziosi e amati sia dai bambini che dagli adulti. Cioè, in realtà non penso che agli adulti piacevano i Smiling Critters. Ma come fanno? Sono così belli! Quello c'è un orecchio mozzicato! Non date mai lo Smiling Critters a uno dei vostri animali domestici, potrebbe finire male. Sembra che abbia avuto un piccolo errore di stampa. Non preoccuparti, sarai con un... No! Dog Day! Ha preso troppo sole! No, God, please, no, no! Quindi praticamente quelli rotti, quelli distrutti, finivano nel bruciatutto! Dentro di loro potrebbe sentire l'infelicità di non essere perfetti, di essere un rifiuto. So esattamente come ci si sente. Wow, quindi tipo lui è uno dei primi rifiuti degli Smiling Critters. Ma no, ma come si possono rifiutare? A parte se impazziscono, prendono un coltello, diventano la bambola assassina. Le creature sorridenti governavano il mondo dei giocattoli e per i bambini volavano via dagli scaffali. Letteralmente, nel senso che volavano via soldi pure per questi Smiling Critters. La nuova creazione Catnap era un incubo ai bambini. Oh no. Meno male che c'è Jerry Scott. Meno male, mi sono preso un infarto, ma la faccia di Jerry Scott mi ha fatto tornare buono. Ok, non c'era davvero modo di tornare indietro da un disastro e pubblicare le relazioni come un giocattolo che impedisce ai bambini di dormire come Catsnap. Come Catsnap. Ragazzi, mi è venuta in mente un'idea. Lui è il gatto di Tano, Catsnap. È diventato un totale fallimento finanziario e hanno troppo investito in questo progetto. Ma i leader della Poppy Playtime Co. hanno deciso di inventare un nuovo Smiling Critters. Ok, quindi adesso presentano tipo questo nuovo Smiling Critters. Avete visto gli altri allegri critters sorridenti come Dog Day e Baba Bullfant? Ma nessuno ha mai visto... No, non mi dire che fanno come le Barbie. Baby depressa, no, ti prego. Brownie Fox, the brand new smiling critter. No! Lo Smiling Critters depresso, perché? Brownie Fox è una nuovissima creatura sorridente. Non mi sembra proprio che sorridente. A differenza degli altri, è sensibile, un grande ascoltatore. E più di ogni altra cosa desidera essere capito. Secrets, Baba Fent. Perché mi fanno così paura questi Smiling Critters? Erano sicuri che sarei stato di nuovo prezioso, un membro della formazione degli Smiling Critters. Quindi, allora, adesso stiamo facendo i primi test. Cosa ne pensi della volpe accigliata, ragazzo mio? Eh? È peggio di cazzo. Come no? Non ha alcun colore. E puzza. No, e puzza di cane bagnato. Beh, poteva finire peggio. Poteva puzzare di cazzo, letteralmente. Quindi non lamentarti, piccolo bambino insolente. Beh, tecnicamente è bagnato. Direi che i miei sentimenti erano feriti. Oh no. Povero, no, poverino. Povero Brownie Fox. Oh no, che succede? Lo dirò a tua madre. Oh mamma mia. Tu mi hai deluso, Brownie Fox. Complimenti alla traduzione di Google che è peggiorata. Non capisco perché. Amavano tutte le creature sorridenti, eccetto quelle che consideravano dei falliti. E io ero uno di questi. È stato pure lui buttato nell'immondizia. Guardate, c'è il cuoricino spezzato. Anzi, speziato. Con un po' di sale, con un po' di pepe. Non so per quanto tempo sono rimasto seduto nella spazzatura, ma alla fine è venuto un miracolo. Qualcuno mi ha salvato. Oh, questi teoricamente dovremmo essere noi, no? Quelli con la maschera. Non riconosco questo. Non lo biasimo per esserci sbarazzati di questo. My child, what have they done to you? Oh no, Catnap! Catnap non solo è stato rifiutato, ma ovviamente è diventato un pazzo. Non preoccuparti, posso sistemarti. Catnap! No, 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 no! What? L'ha tipo addormentato! Thank you so much. Oh, grazie! Ti porterò a casa. E questo è dove siamo ora. Volpe accigliata! Ma veramente si chiama accigliata? Cioè,
Volpe accigliata. Posso dire che volpe biscottata è molto più bello di volpe accigliata. Brownie Fox? Davvero? È il momento di conoscersi. Posso giocare con voi? No, stiamo bene. Dog Day, dai una chance. No, ti prego, Dog Day, non con quello sguardo. No, 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 no. Oh no, quindi gli esplosa. Fantastico, quella era la nostra ultima palla. Va bene, possiamo ancora usarlo. Come vuoi usarlo? È un pallone sgonfio. Oh no, ha perso un braccio. E ha perso l'orecchio, ha perso un braccio. Ma per favore, lasciate un mi piace per questa povera volpe. Oh no, un braccio mozzato. Lontanati da me. Mi dispiace, non volevo farlo. Che mostro. Cavolo, ma Dog Day, ma tu non sei il cane del sole. Era meglio sole rispetto a te. L'amministratore delegato ha ragione. Io appartengo alla spazzatura. Forse nella fornace con gli altri. Non dire cose come queste. Oh no, è Hoppy Hopscotch, il carissimo coniglio di Pasqua, che beve scotch. No, no, io sono stato letteralmente rifiutato dai ragazzini, dal CEO e ora anche da quelli. E non sono abbastanza per nessuno. Beh, io non penso che ti rifiuterò. Personalmente sembri un bravo ragazzo. Pensi che io sia bravo? Certo, non hai bisogno di quelle altre bisogne. Hai bisogno di un hopscotch e di un happy whisky. No, no, non penso di un happy whisky, no. Sarò tuo amico, davvero? Tosse secca? Puoi provare Seki. Wow, questo è fantastico. Non l'ho mai mangiato prima. Come non l'ha mai mangiato prima? Scusa, ma tu come vivevi? Ah, giusto, un peluche. Viveva di imbottiture. È pazzesco essere vivo per la prima volta. Non ricordo quasi come mi sono sentito tanto tempo fa. Hoppy, cosa stai facendo con quel rifiuto là? Oh no! Dog Day, bullo! Andatevene via, perdenti! Ma no, per favore! Per favore, è stato un incidente. Io non volevo colpirti. Sapevo che saresti stato come loro. Io me ne andrò per sempre. Per un attimo mi è venuto uno sguardo psichedelico. Il laboratorio in cui sono stato creato deve essere da queste parti. Non posso entrare qui. Però forse posso farlo parte di me. Che cosa? Il sistema di ventilazione. Oh no! Bonbon Conqueror! Ora tutto quello che devo fare è trovare gli ingredienti giusti. Che cosa vuole diventare? No, vuole diventare una volpe cattiva. Una volpe a nove code. Ecco tutto. Oh no, che cosa sta diventando? Non ha idea di cosa li colpirà. Oh no, vabbè ragazzi, ha aperto il suo chakra e ora lo aprirà gli altri. Bene, bene. Se non è uno show di mostri, sono sorpreso che tu sia tornato dopo tutto. Ti pentirai di quello che hai fatto, Buba. Soprattutto se non vendi gamberi. Cosa mai farai? Colpirmi con il tuo braccio rotto? Buona fortuna. Penso che tu devi tornare alla fornace con gli altri mostri. Oh no, ok, inizia la lotta. Io punto tutto sulla nostra volpe. Punto il mio libro. Vai, lasciami andare. E perché dovrei? Dice preparati per un lungo sonnellino. Ok, quindi adesso secondo me quello che succederà è ovvio. Lei, la carissima Hopscotch, dice ma devi stare tranquillo, calmo, pat pat sulla spalla ed è tutto finito. Cosa hai fatto? Io ti ho salvato e questo è come ripaghi? Oh no, Catnap lo vuole far fuori, perché? Ho visto cosa hai fatto a Buba. L'hai quasi ucciso. Prometto di non fare male a nessun altro, Catnap. Per favore, risparmiami. Evita di graffiarmi, polpacci. Perché dovrei crederti? È quasi morto, cioè, ormai Catnap l'ha distrutto. Questo era per mostrarti che ti ho dato una possibilità di vita e ne hai abusato. È meglio che non ci vediamo più. No, Brownie Fox è ceduto per un sonno eterno. Però il bacio del vero amore di Hoppy Scotch lo salverà. Lascialo stare, non merita il tuo aiuto.
solo perché hai fatto una scelta sbagliata non significa che sei cattivo, fratello Fox. Sì che sei una cattiva persona, vero? Ok ragazzi, io il video di oggi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è un sacco di pollice in su. Qua il vostro lore insiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!